Buonasera a tutti gli amici di Radio Saiuz e bentrovati per questo nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia in compagnia di Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno e lo ringraziamo per la sua regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Antonella, arrivi magnificamente come video questa sera. Rosario, non dirlo di Perfetto. nuovo perché sennò non si sa cosa può accadere. Salutiamo il responsabile di Pianeta Oggi TV da Venezia, Massimo Bonella. Buonasera Massimo. Buonasera a te, buonasera da Venezia, ti saluta tutta Venezia. E dunque, questo saluto si estende anche del pubblico che è lì in studio a Bari, perché ho visto che c'è passaggio di persone, di cose, insomma, ecco, Ebbene c'è. sì, questa sera abbiamo il pubblico in sala e devo dire che è una bellissima sensazione, anche perché sono persone che ci accompagnano, se non fisicamente, ma sicuramente col cuore e con la testa, per cui durante ogni nostra trasmissione, ma averle qui stasera è davvero una carica in più, una marcia in più. Salutiamo e introduciamo naturalmente il nostro ospite, l'immancabile, oserei dire, caporedattore di Antimafia 2000, Aaron Pettinari. Bentrovato, Aaron. Buonasera, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori e a voi che siete lì nei vari studi. Nei vari Buonasera, studi. Aaron. Grazie Aaron. Allora, a brevissimo, naturalmente parleremo con te degli ultimi articoli pubblicati sulla testata antimafia2000.com. Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella. Dunque, Antonella Intranò, perché lì c'è anche un'altra Antonella, la specifichiamo Antonella Intranò. Saluto anche la Morelli alle 22.02. Dunque, veniamo ad una sola notizia di aggiornamento. Dunque, ci proviene dal Cairo: è stato fatto un lancio anche sul televideo. Io vedo di dare un po' una sintesi. C'è purtroppo, è una notizia purtroppo negativa. Dunque, il governo italiano ha preso del probabile tragico epilogo della vicenda del nostro connazionale Giulio Regeni, o Regeni, scomparso il 25 gennaio al Cairo. Sulla vicenda il governo ha richiesto alle autorità egiziane il massimo impegno per l'accertamento della verità e dello svolgimento dei fatti, anche con l'avvio immediato di un'indagine congiunta con la partecipazione di esperti italiani. I familiari del giovane che si trovano al Cairo sono stati informati di questa notizia ancora priva di conferme ufficiali. Ecco, ripetiamo, questa notizia, abbiamo detto la fonte, e comunque è ancora priva di conferme ufficiali. Vediamo dunque la nostra testata pianetaoggitv.net cosa vi offre. Nella home page abbiamo una serie di appuntamenti molto interessanti. Riguardano la tutela ambientale, iniziative promosse dall'Equistituto di Mestre con il professor Michele Boato, e qui c'è tutti gli appuntamenti a seguire. Montepulciano informa, ci sono dei comunicati stampa. Dunque, poi si prosegue. Abbiamo il settimanale Pianeta Oggi Report con un'intervista a Italo Sbrogio, scrittore ed ex sindacalista degli anni 60-70. Il tema è il mondo del lavoro ieri e oggi. Ricordo che questo personaggio ha lottato veramente con non poca difficoltà per la tutela dei diritti dei lavoratori che oggi, la politica di oggi, sta distruggendo a colpi di penna. Poi c'è un altro settimanale pubblicato, sono quelli che poi vanno sulle TV terrestri. C'è la seconda parte dell'intervista a Italo Sbrogio, e a seguire anche l'opinione di Giulietto Chiesa e di Giorgio Bongiovanni, che insieme a lui poi io concludo quel settimanale, quella trasmissione. Salto un attimo a medio-bassa pagina. Abbiamo alcuni interventi che sono stati fatti durante la manifestazione a sostegno del magistrato di Palermo Antonino Di Matteo il 14 novembre scorso. Il primo è di Oliviero Bea, noto giornalista. Il secondo è del minettista, altresì noto, Vauro. E poi abbiamo un altro intervento di Antonio Ingroia. Questi spezzoni ci sono pervenuti grazie alla collaborazione di Nicola Alberi di Pandora TV, che ringrazio per la collaborazione. Vediamo se abbiamo qualche
qualche ultimo minuto? No, a questo punto sono le 22.05, non mi resta che restituirvi la linea per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Saluto la regia centrale Rosario Moreno e anche a tutti coloro, i nuovi ascoltatori che ci seguono da oggi anche su Radio Reno. A te Antonella Intranò e Ugo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia. A voi. Ci associamo ai tuoi saluti, Massimo, e naturalmente ti ridaremo la linea in chiusura di trasmissione per gli ultimi aggiornamenti che purtroppo pare non siano particolarmente positivi. Dunque Aaron, entriamo subito nel merito della rassegna di Antimafia 2000. Questa è una settimana, anzi già dalla scorsa, una settimana abbastanza importante. Avete dedicato grandissimo spazio alla deposizione di Ciancimino nel processo trattativa Stato-Mafia. È una deposizione questa che sicuramente molto attesa, potrebbe dare luogo a diversi risvolti, aprire nuovi filoni di inchiesta, insomma è una deposizione sicuramente molto molto importante. Ma partiamo dall'articolo a tua firma, trattativa aspettando Ciancimino in aula, Livrieri e Mangano. Questo è un articolo pubblicato la scorsa settimana, di seguito naturalmente ci sono quelli a firma del direttore di Antimafia 2000 e del vice direttore Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo. Stato Mafia, Massimo Ciancimino ha un capitolo ancora da chiudere, e ancora trattativa Stato Mafia, Cosa Nostra, scusate, Stato, Tsunami Ciancimino, sempre a firma di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo. Allora Aaron, Massimo Ciancimino è senz'altro un personaggio parecchio controverso, si è detto qualunque cosa su di lui, anche il contrario, ma cerchiamo un po' di mettere a fuoco la persona, il personaggio, e soprattutto di capire quale sia stato in effetti il suo ruolo prima e durante questo processo. Sì, assolutamente sì, hai detto bene, sicuramente un personaggio quantomeno controverso, che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni di inchiesta e di processo sulla trattativa Stato-Mafia. Massimo Ciancimino è imputato al processo trattativa Stato-Mafia, vede la sua veste di prima di indagato, poi di imputato, proprio per il fatto di aver partecipato, diciamo, a questo di aver favorito comunque Cosa Nostra con le sue azioni, e al tempo stesso è anche imputato per la calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro, calunnia che si materializza nel momento in cui in uno dei documenti che ha portato Massimo Ciancimino, il nome di De Gennaro che compare in questi documenti, dopo le perizie che sono state fatte si è scoperto che il nome di De Gennaro era aggiunto a questi documenti, non era nella parte nell'originale, diciamo, secondo le perizie. Detto questo, che cosa possiamo dire di Massimo Ciancimino? La sua è una vicenda che parte nel 2007, nel dicembre 2007, quando nell'intervista del settimanale Panorama rilascia delle dichiarazioni che possiamo definire roboanti sicuramente, in quanto parla del rapporto, del dialogo che ebbe il padre, Don Vito Ciancimino, il sindaco mafioso di Palermo, con alcuni ufficiali dell'arma, in particolare facendo proprio il nome del capitano De Donno e di Mori. Addirittura disse allora Ciancimino a chi fece l'intervista, De Donno gli aveva consegnato una cartina di Palermo con un elenco di utenze telefoniche da dare al padre, e il padre avrebbe ridato queste cartine proprio per far arrestare nient'altro che il capo dei capi di Otorrina. Quindi in quel momento Ciancimino per la prima volta racconta proprio di questo fatto. Da quel momento è stata un'escalation di informazioni. Fu tra il dicembre 2007 e il
2008, quando si pente Gaspare Spatuzza, proprio l'inchiesta trattativa prende il suo via e ha un'escalation, un'accelerazione fortissima. Se andiamo a vedere da quelle dichiarazioni, oltre i PM di Palermo, che comunque, e non solo di Palermo, che lo chiamano a testimoniare, che cosa che non aveva fatto mai nessuno fino a quel momento, da quelle dichiarazioni dirompenti, piano piano riacquistano la memoria tanti soggetti politici, istituzionali, che fino a quel momento per più di 20 anni erano stati in silenzio, senza dire nulla su questo rapporto. Faccio alcuni nomi, tanto per citarne un paio: Claudio Martelli o Luciano Violante. Martelli, addirittura, se ricorderete, durante una trasmissione televisiva da Santoro, disse proprio che per lui non era una novità questo rapporto, tra Ciancimino e i carabinieri, che in qualche maniera l'era venuto a sapere lui, che allora era all'epoca ministro della giustizia. Lo stesso Violante si è recato dai magistrati dopo aver letto le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, quindi quantomeno già, anche se ha questa veste controversa di imputato, cioè, comunque grazie a lui noi abbiamo appreso delle verità, che delle cose che sono concrete, reali. Del resto anche la stessa procura di Palermo, durante la requisitoria al processo trattativa Stato Mafia, aveva certificato il fatto di come, seppur in maniera parziale, comunque l'attendibilità di Massimo Ciancimino era sicuramente significativa, proprio perché lui la trattativa l'ha vissuta da testimone privilegiato, raccontando quelle vicende di questo dialogo tra pezzi delle istituzioni e la mafia, e non solo, l'ha fatto anche portando documenti, documenti che sono stati periziati, perché al di là di questo documento con il nome di De Gennaro, tutti gli altri documenti che ha portato Ciancimino sono stati ritenuti credibili, attendibili, quindi ci sono una serie di prove che vengono portate alla luce, alla ribalta, proprio grazie a Massimo Ciancimino. Poi chiaramente Ciancimino, Aaron, sì. Scusami, riporta anche l'episodio che ha visto consegnato nelle madri del padre un foglio sul quale erano elencate tutte le richieste di Cosa Nostra, quindi sostanzialmente il padre era un tramite perché queste richieste fossero poi presentate a chi di dovere. E lo stesso Vito Ciancimino sosteneva che buona parte di quelle richieste fossero inaccettabili, quasi sentendosi alla fine usato. Ma di fatto il padre è stato l'elemento di raccordo per quelle che erano inizialmente, questa la possiamo parlare in base all'ipotesi investigativa, in base a quello che sta venendo fuori dal processo, cioè ovvero lo Stato, nel momento in cui uccidono Lima e si va verso anche l'attentato al giudice Falcone, lo Stato per tramite, perché c'erano una lunga serie di politici che dovevano essere uccisi, oltre a Lima, Vannino, Andò, Martelli e altri, di fatto alcuni soggetti si attivano, i carabinieri si attivano per comprendere cosa stesse accadendo, si attivano andando da Don Vito Corleone, iniziano a parlare, a chiedere che cosa volesse Cosa Nostra. Il primo interlocutore è Rina che presenta il papello che ci viene raccontato non solo da Massimo Ciancimino ma anche da pentiti prima di lui, e attenzione, Massimo Ciancimino non è un pentito, è un testimone e oltre che imputato al processo. Giovanni Brusca parla chiaramente del papello, lo racconta quando Rina fa l'elenco delle richieste, il papello è l'elenco delle richieste di Cosa Nostra allo Stato. Poi c'è un altro passaggio, perché a un certo punto queste richieste vengono mostrate, in base al racconto che fa Massimo, vengono mostrate ai ufficiali del ROS, quando si rendono conto, lo stesso Vito Ciancimino si rende conto che quelle proposte erano irricevibili
e fa un documento, una sorta di contropapello per cui era d'accordo, sarebbe stato d'accordo Bernardo Provenzano, e da quel momento inizia un'altra trattativa, non più con Rina a sedere dall'altra parte del tavolo, ma Bernardo Provenzano. Questa è l'ipotesi che viene fatta. Quindi ci sono sul tavolo più trattative e cambiano gli interlocutori. A quel punto, fino a che, dal punto di vista proprio anche politico, lo stesso Vito Ciancimino viene scavalcato. Il racconto di Massimo è che il padre viene convinto a un certo punto, indagato già per alcuni sempre fatti legati ai rapporti tra mafia e politica, viene convinto da alcuni soggetti a richiedere un passaporto. Nel momento in cui chiede il passaporto, immediatamente si crea il pericolo di fuga e il padre viene arrestato, e quindi Vito Ciancimino viene scavalcato in questa trattativa. Non è più lui il referente per arrivare a un accordo con Cosa Nostra. È proprio per questo motivo che nel processo sono coinvolti anche altri soggetti. Da chi viene scavalcato? Da chi si sentiva scavalcato Don Vito Ciancimino? Massimo ci racconta che sentiva scavalcato da Marcello Dell'Utri. Dell'Utri è uno degli imputati al processo e già condannato, ricordiamolo, per concorso esterno in associazione mafiosa. E questo poi è via definitiva, quindi questo è un dato di fatto incontrovertibile. E quindi questo poi porta naturalmente agli ultimi 20 anni di questo paese. Il collegamento, insomma, mi sembra abbastanza evidente a questo punto. Andando avanti, Aaron, nella lettura degli articoli sempre a firma di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo, noi ti chiediamo, ecco, di farti un po' portavoce, essendo tu caporedattore, quindi hai la possibilità di aggiornarci nel modo migliore e più puntuale possibile. Arriviamo a questo ultimo articolo, trattativa Cosa Nostra Stato, Tsunami Ciancimino. Perché Tsunami Ciancimino? Beh, Tsunami proprio per la portata delle dichiarazioni che lui ha fatto. È stato innanzitutto, questo lo devo ricordare, giusto? Si tratta, noi abbiamo fatto questi tre articoli. Il primo articolo a firma di Lorenzo Baldo, che è proprio diciamo una sorta di countdown su l'udienza che si terrà domani mattina all'Aula Bunker di Palermo per sentire Massimo Ciancimino. Per quanto riguarda gli altri due articoli che abbiamo pubblicato, uno è quello che hai poco fa fatto riferimento, ovvero Tsunami Ciancimino, e l'altro è Stato Mafia, Massimo Ciancimino, un capitolo ancora da chiudere. Si tratta di due capitoli del libro scritto a quattro mani da Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo sui 57 giorni di Paolo Borsellino. All'interno di quel libro, che consiglio agli ascoltatori di leggere, perché è molto interessante per avere una chiave di lettura su quei 57 giorni che si riversano inevitabilmente anche nel contesto della trattativa Stato-Mafia, perché l'ipotesi, che non è solamente un'ipotesi nostra ma anche un'ipotesi del processo Borsellino 4, è proprio quella che Paolo Borsellino si sia messo di traverso dalla trattativa e che Borsellino fosse informato di questa trattativa che era in corso per tramite di Vito Ciancimino, non è che lo sappiamo da Massimo Ciancimino, lo sappiamo dai referenti istituzionali, ovvero la dottoressa Liliana Ferraro e Claudio Martelli stesso. Questo è per dire comunque che si tratta di, appunto, di due capitoli, diciamo, di questo libro che noi riproponiamo ai nostri lettori proprio per avere un quadro generale di quello che è stato Massimo Ciancimino, del significato che ha avuto nel corso della storia, nel racconto di questa storia, al di là della realtà processuale, della storia processuale che sta avendo un suo corso ora proprio qui a Palermo. Infatti è una deposizione che attendiamo tutti, perché siamo certi che
importanti saranno le sue dichiarazioni e importanti saranno anche i chiarimenti che gli stessi potranno dare. Parliamo comunque di un protagonista diretto di quanto accaduto allora, quindi. Dunque Aaron, continuando a scorrere la pagina di Antimafia 2000, ci sono due articoli molto interessanti suddivisi in prima e seconda parte a firma di Giorgio Bongiovanni e Miriam Cuccu. L'andrangheta dietro il sistema criminale, nomi, storie e strategie. Questi due articoli, sì, effettivamente un po' impegnativi sia in termini di lunghezza che di argomentazioni, ma che suggeriamo caldamente ai nostri ascoltatori di leggere, dà un quadro inquietante ma purtroppo realistico di quelli che ormai possono essere tranquillamente definiti sistemi criminali integrati. Cioè è evidente la commistione tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita e tutti quegli apparati di mezzo, verrebbe da dire, dell'economia, della massoneria, della politica, della finanza, tutto un agglomerato che dà origine a questo sistema criminale integrato. Ma ecco, volendo cercare di dare un sunto, quantomeno di dare delle indicazioni per la lettura di questi due articoli, Aaron, come possiamo cercare di sintetizzarli? Ma per quanto riguarda i due articoli, si basano soprattutto nel dialogo, nello studio di carte avute in questi anni, raccolte in questi anni, seguendo le inchieste che hanno fatto magistrati, e in particolare sul settore della 'Ndrangheta, penso a dottor Gratteri, dottor Lombardo. Per quanto riguarda proprio il legame forte che si crea appunto tra le associazioni criminali e quegli apparati di cui tu hai fatto elenco poco fa, diciamo che quindi vengono riportati una serie di fatti che si sono avuti, che si sono verificati in questi anni da nord a sud Italia, quindi dalla Lombardia al Piemonte fino a scendere alla Calabria e alla Sicilia, e viene prefigurato proprio questo scenario dei cosiddetti, chiamiamoli invisibili, chiamiamoli soggetti terzi, chiamiamoli terzo livello, quelli che Falcone e Borsellino chiamavano il famoso terzo livello, e oggi lo possiamo identificare in questa fascia di soggetti che rappresentano il sistema criminale integrato. Una fascia che detiene una fortissima componente anche di impunità, purtroppo per noi. Molto spesso capita, salvo fortunatamente alcune eccezioni, che questi soggetti non si riesce a incriminarli, ma per il semplice fatto che magari la legge non permette di fare determinati approfondimenti, oppure la legge magari entra la prescrizione e diciamo salva tutti dall'avere diciamo il riconoscimento di determinati reati, determinati atti criminis, insomma. E poi c'è anche tutto quanto il per quanto riguarda soprattutto il secondo articolo, c'è tutta un'analisi su come le criminalità organizzate, la 'Ndrangheta, siano entrati sempre di più nel sistema finanziario, per esempio, dove si ne vanno a nascondere i capitali delle mafie, quindi i paradisi fiscali in Svizzera, Lussemburgo, Liechtenstein, per dire alcuni paesi, ma ce ne sono tanti altri, insomma. E comunque le mafie stanno facendo tanti tipi di investimenti anche in titoli di Stato o affini. Questo è più o meno il quadro di questi due articoli. Sì, sono molto lunghi,
però sicuramente molto interessanti proprio per comprendere il livello a cui sono arrivate queste organizzazioni criminali. E Aaron, sembra che queste associazioni malavitose con altri esponenti del governo facciano accordi, però con i rappresentanti messi lì al Ministero della Giustizia o degli interni abbiano altri tipi di rapporti. Condizionano, sì. Condizionano gli esponenti della che occupano posti di rilievo all'interno del governo, mentre con gli altri fanno più facilmente accordi. Diciamo che allora il discorso è molto complesso dal punto di vista del rapporto con le istituzioni. Oggi siamo di fronte a criminalità organizzate e mafie che prima ne abbiamo nominato uno, la mafia che si fa politica. Marcello Dell'Utri è condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato in Senato fino a qualche anno fa. Quindi la mafia si fa politica. Abbiamo avuto in Sicilia presidenti della regione che sono stati condannati per favoreggiamento alla mafia. Abbiamo avuto una figura come Andreotti che, seppur assolto perché il reato era prescritto, ma fino al 1970 è scritto in sentenza, è provato che aveva rapporti con la mafia. Noi queste figure abbiamo avuto, questo è il terzo livello, la mafia che diventa politica, e l'abbiamo avuta sempre nel corso della nostra storia, condizionando le leggi varie, condizionando la nostra democrazia. Se piaccia o no, è questa la verità dei fatti che è accaduto. Non significa questo che noi dobbiamo che le cose non possano cambiare. Ci credevano Falcone, ci credeva Borsellino, ci credevano e ci devono credere tanti ragazzi che stanno nel nostro paese, che vivono nel nostro paese, che per questo paese, per restare in questo paese, lottano giorno per giorno. Ma secondo te potrebbe essere credibile l'ipotesi che le stesse organizzazioni malavitose indichino i loro interlocutori a livello governativo? Cioè, può essere stato anche vero, e potrebbe accadere anche ora, che loro danno i nomi delle persone con cui dialogano meglio? Io non so se arrivano fino a questo punto. Io posso sicuramente dire che ci sono dei soggetti con cui dialogano meglio, dialogano con tutti. Loro non si fanno il problema di destra, sinistra, centro. Questo lo guardiamo per fare un esempio. A un certo punto ci sono state delle intercettazioni molto particolari durante un'inchiesta di mafia qualche tempo fa, qualche mese fa, a Corleone. Sono stati arrestati dei soggetti che parlavano anche con altri dell'Agrigentino. A un certo punto, in questi dialoghi intercettati, viene fuori il nome di Angelino Alfano, il nostro ministro attuale degli interni, ex ministro della giustizia, dicendo esattamente: questo Alfano, tutti quanti hanno fatto, tutti i giornali hanno dato i titoli, perché di fatto loro dicevano: ci dobbiamo vendicare con Alfano, dobbiamo uccidere. Tutti hanno dato la cosa dicendo che su Alfano c'era un progetto di morte della mafia, vero, ma non hanno messo in risalto il dato che si trattava di una vendetta, perché la frase prima era di dobbiamo uccidere, dobbiamo fare qualcosa, vedere di fare un attentato nei suoi confronti. Era questo: prima si è preso i nostri voti e poi dopo ci molla. È un po' quello che può essere accaduto. Cioè, io mi interrogo su questa frase, cosa voglia dire adesso. Penso e ritengo che possa esserci un'attività in corso da parte della magistratura, non lo so, però chiaramente questa intercettazione, così vista, così, da giornalista qualche domanda me la faccio, ovviamente.
Così come è stato in passato. Non so se hanno indicato direttamente i propri soggetti. Certo, Andreotti aveva rapporti diretti con Cosa Nostra, Dell'Utri aveva rapporti diretti con Cosa Nostra, con i fratelli Graviano. Questo è provato, è ormai inconfutabile. Quindi ce ne sono stati tanti altri di politici che erano in rapporto, quantomeno con la mafia, diretto o indiretto che sia. Comunque un dialogo esisteva. Un dialogo è sempre esistito, dalla Portella della Ginestra in poi, i rapporti tra mafia e, forse anche prima di Portella della Ginestra, tra mafia e istituzioni ci sono sempre stati. Tanto che prova di questo è il fatto che da 150 anni non siamo ancora riusciti a debellare questo problema che abbiamo nel nostro paese, in tutta quanta l'Italia. Confidiamo in quello che diceva Giovanni Falcone, Aaron, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani avrà un inizio e una fine, ma voglio dire, abbiamo ormai le idee abbastanza chiare almeno su qualche punto in questo ginepraio. È acclarato oramai che i vertici, le più alte cariche dello Stato abbiano avuto un dialogo fitto, intenso e protratto per anni con Cosa Nostra. È chiaro che si è infiltrata ed è collusa con le attività finanziarie, massoniche, eccetera. Tu dicevi poc'anzi, da giornalista io qualche domanda me la pongo. Ti chiedo, secondo te, anche Filippo Facci si pone qualche domanda rispetto al ruolo di Antonino Di Matteo nel processo trattativa Stato-Mafia? Nel senso, le accuse che vengono rivolte a Nino Di Matteo sono quelle di voler sostanzialmente fuggire da Palermo. Il fatto che lui tenti disperatamente di andare a Roma, come è accaduto in passato per Falcone, perché anche Falcone fu oggetto delle stesse contestazioni. Ho fatto riferimento a Facci perché di qualche giorno fa un suo articolo sul Libero, nel quale chiaramente espone questa sua tesi, per la quale Di Matteo non vuole essere trasferito a Roma per migliorare e rafforzare la sua condotta, la sua attività antimafia, ma per un semplice fatto carrieristico, o quantomeno per allontanarsi da una situazione che sta diventando sempre più difficile e pericolosa. Tu invece, da giornalista che quotidianamente osservi l'azione dei magistrati antimafia, delle scorte, perché parliamo sempre tanto di Falcone, Borsellino e di tutti i giudici che hanno perduto la vita per questa causa, ma dobbiamo ricordare le scorte, perché anche le scorte hanno creduto in quel progetto. Allora, tu da giornalista sul campo, che sei lì ogni giorno a vedere cosa fa Di Matteo, cosa fa Roberto Scarpinato, cosa fanno tutti quelli del pool, che idea ti sei fatto del desiderio che ha Di Matteo di essere trasferito a Roma? Io mi sono fatto l'idea che molto simile la storia, io vedo una storia che si ripete, così come c'era con Giovanni Falcone una situazione che veniva sommerso di processi, di processetti, cioè non riusciva più a fare bene il suo lavoro. Io vedo che questo accade pure oggi. In questo momento Nino Di Matteo si trova in una situazione dove lui non è nemmeno in DDA, se andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento. Ci sono in corso c'è il ricorso al TAR per andare alla Procura Nazionale Antimafia, dove il CSM ha fatto, a nostro avviso, un calcolo errato nel valutare la carriera di Di Matteo rispetto agli altri che sono stati scelti. Ci sono anche altre domande fatte da Nino Di Matteo per andare ad occupare il ruolo di procuratore capo, penso alla procura di Caltanissetta. Queste non sono scelte fatte per motivi carrieristici, allontanarsi o fuggire dal processo. Io non credo assolutamente a questa idea di Facci, del collega Facci. Credo che in realtà si tratti di
azioni per cercare di svolgere in maniera migliore dell'attuale il proprio lavoro. Alla Procura Nazionale Antimafia avrebbe anche, non sarebbe solamente un riconoscimento alla sua carriera e basta. La Procura Nazionale Antimafia potrebbe essere il luogo opportuno per far fare un ulteriore scatto a queste indagini, perché si hanno accesso a aspetti ulteriori, e poi potrebbe essere applicato, e questo è quello che chiederebbe Di Matteo, quello di essere applicato, perché l'ha già detto in altri incontri, lui non scappa, chiederebbe di essere applicato al processo trattativa Stato Mafia. Questo è quello che quindi non è una fuga dall'inchiesta, come dicono tanti altri organi di informazione, non è una fuga da quello che si sta facendo qui a Palermo rispetto all'indagine. Casomai è un tentativo per cercare di fare ulteriormente con più forza di quanto ne abbia adesso il proprio lavoro. Questo riguarda sicuramente Di Matteo, può riguardare anche altri magistrati magari, però quello che vedo che c'è una situazione di una storia che si ripete. A Falcone l'hanno costretto di fatto a rinunciare alla sua al suo ruolo di giudice istruttore non facendolo diventare capo della procura di Palermo, e andando a Roma gli hanno detto di tutto. Quando è andato a Roma gli hanno detto di tutto, che si era venduto alla politica, gli hanno detto che si era appunto, aveva tradito i tanti colleghi che aveva lasciato qua a Palermo. Proprio Paolo Borsellino in una delle sue ultime lettere testimonia come in realtà era totalmente il contrario, perché in quel momento Falcone capì che avrebbe potuto fare molto di più per la procura di Palermo, per le indagini, occupando proprio quel ruolo istituzionale che Martelli gli aveva proposto all'ufficio affari penali. Rivedere ora queste critiche nei confronti di Matteo, personalmente credo che sia molto, molto ingiusto, anche considerato il rischio che sta correndo questo magistrato con un progetto di morte nei suoi confronti assolutamente attuale, con una condanna a morte lanciata dal carcere da Rina, ma prima ancora dalla lettera che Matteo Messina Denaro porta ai suoi colleghi mafiosi palermitani. Quindi personalmente credo che sia veramente di cattivo gusto questa lettura che viene fatta da alcuni colleghi. Sì, io ho nominato lui giusto appunto perché in termini di tempo cronologicamente è l'ultimo apparso, anche perché di questo processo non se ne parla mai. Nessun mezzo di comunicazione, che sia carta stampata, che sia TV, che sia radio, che sia quello che vuoi, anche i piccioni viaggiatori, non se ne parla, e se se ne parla lo si fa soltanto per denigrare il lavoro di gente che comunque è lì ogni giorno a tentare di restituire un'unica velocità a questo paese, perché allo stato attuale delle cose questo è un paese a due velocità, cioè c'è chi va molto spedito e chi arranca, e la maggior parte purtroppo arranca. È chiaro che ognuno di noi, con tutti i problemi che ha, difficilmente a fine giornata voglia di mettersi lì a pensare, di capire che cosa effettivamente stia accadendo, ma è comunque importante farlo. Per esempio, Aaron, a firma di Lorenzo Baldo c'è un altro articolo emblematico in questo senso, uno stato al contrario, Agostino sotto tutela e Scotto in libertà. Di cosa parla questo articolo, Aaron? Allora, per quanto riguarda la vicenda di Agostino, si tratta della notizia che è sopraggiunta del fatto che Vincenzo Agostino, padre di Nino Agostino, uno
l'agente che è stato ucciso dalla mafia nel 1989, nell'agosto 89, insieme alla moglie, che tra l'altro era anche incinta, di fatto è stata assegnata una tutela nei confronti di Vincenzo Agostino. Dov'è il paradosso che viene sottolineato? Di qualche giorno fa è la notizia della scarcerazione di Gaetano Scotto, che si tratta comunque di un boss mafioso che ha avuto purtroppo è anche uno di quei soggetti che viene accusato di aver avuto un ruolo nella vicenda dell'uccisione del figlio di Vincenzo Agostino. In questo momento Gaetano Scotto si trova in libertà. Si trova in libertà perché ha scontato le pene a cui era stato condannato, e in più è stato scarcerato perché è stata chiesta la revisione del processo Borsellino. Lui era uno dei condannati ingiustamente, tra virgolette, oserei dire, al processo Borsellino per la strage di Via D'Amelio. Uno degli accusati, dai Scarantino e soci, dai falsi pentiti. Certo, lì c'è tutta quanta una storia che deve essere ancora scritta sulla vicenda del depistaggio, sulla vicenda di chi ha manovrato Scarantino, Andriotta, e gli altri, insomma, questi falsi pentiti. Purtroppo si è chiusa con una archiviazione l'indagine su tre ufficiali di polizia. Ce n'è attualmente ancora aperta un'altra su altri ufficiali di polizia. Detto questo, quindi, purtroppo Gaetano Scotto si trova in una situazione di libertà, nonostante sia appunto implicato in questa vicenda, o comunque alla veste di indagato. Vincenzo Agostino il prossimo 26 febbraio sarà chiamato a fare un riconoscimento molto importante, perché questa tutela nei confronti di Agostino non è solo per il fatto che Scotto è uscito in libertà. Scotto, che viene accusato da molti collaboratori di giustizia anche di essere il collegamento tra mafia e servizi segreti, è proprio un uomo che ha lavorato per i servizi segreti, è quello che Vincenzo Agostino dovrà riconoscere in un confronto all'americana il prossimo 26 di febbraio. Sarà chiamato a riconoscere l'uomo che abbiamo tutti conosciuto come faccia da mostro. È venuto la ribalta nella cronaca come faccia da mostro. Il nome reale è Giovanni Aiello, un soggetto ex poliziotto ormai in pensione. Ha lavorato per i servizi, ci sono anche qui diversi collaboratori di giustizia che raccontano di lui come un soggetto che frequentava gli ambienti malavitosi di Cosa Nostra, e ci sono stati già riconoscimenti da parte di alcuni pentiti nei suoi confronti. Al momento c'è un'inchiesta proprio nei suoi confronti, anche sulla vicenda di Agostino, e ci sarà questo riconoscimento. Vediamo, già c'è stato un primo riconoscimento fotografico al processo Capaci Bis, quando il presidente Balsamo durante il processo ha praticamente mostrato l'album di fotografie a Vincenzo Agostino, e Vincenzo Agostino ha riconosciuto faccia da mostro. Adesso dovrà farlo di persona. Questo porta con sé tanta sofferenza, tanta attesa, tanta aspettativa. Pensate che Vincenzo Agostino non si taglia la barba da quando è morto suo figlio, perché è ancora in attesa di verità. È dal 1989, sono un bel po' d'anni, dal 5 agosto 89.
Questo non ci stupisce, Aaron, purtroppo. È il paese che questo è il paese che tarda parecchio e tarda sempre tanto a dare le sue risposte. È sempre il paese degli avvenimenti nebulosi, quelli sui quali non si riesce mai a far chiarezza fino in fondo. E rimaniamo sempre con l'amaro in bocca alla fine, insomma, non riusciamo mai a venirne fuori in maniera soddisfacente, e come cittadini e anche come esseri umani, perché parliamo comunque di una famiglia alla quale è stata sottratta il figlio, come tante volte purtroppo è accaduto, e che ancora oggi non ne conosce le ragioni, non ne conosce, ma non sa nulla, sa soltanto che suo figlio non c'è più. Loro come tante altre famiglie, voglio dire. Quindi bene, Aaron, purtroppo siamo arrivati alle 22:46, come sempre quando parliamo con te il tempo vola. Non so se Ugo voleva rivolgerti forse un'ultima domanda. No, il dubbio che mi veniva è che quando vengono, credo, utilizzati uomini dell'apparato dello Stato per fare lavori di qualità di infiltrati, spesse volte credo vengano coinvolti o rischiano di essere anche coinvolti in maniera piuttosto pesante, e credo che sia un rischio previsto per questo tipo di attività, coinvolti nel senso che possono essere, diciamo, minacciati, possono essere plagiati, possono essere ricattati, cioè è un ruolo molto pericoloso. Il ruolo dei servizi, tu dici, il ruolo di far parte. Facevo riferimento ai poliziotti che fanno che lavoro. Guarda, Ugo, non tutti i servizi sono, cioè c'è modo e modo di far parte dei servizi segreti, chiaramente. Lo stesso Agostino, anzi più che Agostino, Emanuele Piazza lavorava per, presumibilmente per i servizi segreti, nella ricerca di latitanti, e Emanuele Piazza ed Agostino sono due ragazzi. Quando muore Agostino, Falcone in qualche maniera disse: se ho salva la vita rispetto alla Daura è grazie a questo ragazzo qui. Quindi qualcosa c'è stato da parte, ci sono servizi e servizi, credo io. Ci sono dei servizi segreti che operano per il bene della collettività, o quantomeno per evitare che ci siano disastri nella collettività. Ci sono servizi segreti che operano nell'ombra per fare altro, che certamente non è per la collettività, o quantomeno si adoperano per raggiungere altri scopi. Per fare un esempio su tutti, la strage di Via D'Amelio, a fare le indagini sulla strage di Via D'Amelio fu la squadra mobile e il gruppo Falcone e Borsellino, guidato dall'allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera. Arnaldo La Barbera, abbiamo scoperto soltanto anni dopo, che era uomo dei servizi segreti, che di fatto Arnaldo La Barbera aveva il nome in codice Rutilius. Abbiamo scoperto sempre durante il processo Borsellino-Quater che nei giorni successivi, nei tempi successivi alla strage di Via D'Amelio, arrivarono informative da parte dei servizi segreti, dove venivano indicati anche alcuni soggetti che poi sono stati arrestati. Quindi sono state passate delle informazioni a livello di informative che sono state seguite per arrivare a arrestare alcune persone in Via D'Amelio, e queste informative non si sa oggi chi le ha mandate, chi non le ha date, chi non le ha mandate, non è noto, e non sono state trovate. Queste informative sono state mandate alla procura di Palermo e a quella di Caltanissetta. Da quella di Caltanissetta è sparita l'informativa, è stato ritrovato questo documento solamente grazie agli archivi della procura di Palermo, non era presente negli archivi della procura di Caltanissetta. Allora mi chiedo io, si è fatto veramente tutto in quei momenti di stragi, o si è cercato di insabbiare qualcosa, si è cercato di lavorare al contrario? Sono queste, purtroppo, ci sono, purtroppo, non so se fa parte del rischio che deve essere accettato, però a quel punto mi chiedo che chi fa parte di queste cose, quale Stato serve? Sì, quale Stato serve e quale corpo si sceglie di utilizzare?
perché insomma credo che si potrebbe operare una scelta all'interno del una certa selezione, anche se in quel caso non è facile. Comunque selezionare, ripeto, è un lavoro, credo che sia un impegno lavorativo molto delicato e serve personalità molto, molto forti, insomma, oltre che molto abili, molto sicuramente. Bene Aaron, noi ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità, sappiamo che gli impegni sono tanti e comunque cerchi sempre di essere presente nel modo migliore possibile. Un'ultima cosa ti volevo dire, oggi ci risentiamo dopo aver saltato una settimana di programmazione per ragioni che non sono dipese certo dalla nostra volontà, ma che purtroppo sono accadute. E ripensavo a quell'ultima volta quando ci siamo salutati chiedendoci cosa avresti voluto regalare a Paolo per il suo compleanno, a Paolo Borsellino, e tu mi hai risposto alla sua agenda rossa. Sì. Io francamente credo che quell'agenda, seppur in maniera del tutto rappresentativa e metaforica, tu e tutti coloro che si impegnano ogni giorno con la propria vita, direi, no? Perché i sacrifici che fate sono enormi. Ma tutti voi che vi impegnate per la lotta contro i sistemi criminali integrati, perché a questo punto non me la sento più nemmeno di parlare solo di mafia, sinceramente, credo che ogni giorno voi regaliate una pagina di quell'agenda a Paolo Borsellino e a tutti quanti, naturalmente. L'unico augurio che ci possiamo fare è che un giorno tutti quanti possiamo chiudere questa agenda guardandola e sorridendo, perché si è giunti finalmente alla verità. Auguriamocelo Aaron, intanto noi ti auguriamo buon lavoro a te, a tutta la redazione, a Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000, a Lorenzo Baldo, il vice direttore, a te caporedattore e a tutti quanti. Grazie Aaron. Grazie per le tue parole, grazie a voi per anche quello che fate, perché quello che state facendo in questo momento è comunque dare spazio e risonanza a notizie che a cui si dà poco risalto, quindi anche voi state facendo, dando il vostro contributo di informazioni. Aaron, quello che abbiamo detto, insomma, noi lo pensiamo, lo proviamo, posso dire di aver parlato per tutti, quindi non ci sono sviolinate, non c'è niente, il lavoro è duro e bisogna farlo, quindi qualcuno dovrà farlo il lavoro sporco, ragazzi, lo dovete fare voi, rassegnatevi. vi auguriamo buon lavoro davvero. Ciao Aaron, a presto. Ciao Aaron. Ciao a tutti. Allora, Bonella, da sì. Venezia, ciao. Allora, abbiamo sì. qualche novità, qualche news? Sì, non ho preso sonno, nel senso che l'ora è veramente tarda, sono le 22.53, no, ho ascoltato con molto interesse tutta questa riflessione che fa veramente pensare, c'è sì, parecchio da lavorare. E la cosa che più mi ha fatto... la cosa che mi è emersa maggiormente è il fatto che quando appunto ci sono questi personaggi, questi magistrati in prima linea, non c'è tutta la partecipazione della stampa. L'esempio eclatante che ricordo sempre: a Venezia non c'era nessuna testata giornalistica. Sì, che a Venezia di testate ce ne sono, tra carta stampata, radio e televisioni, non c'era nessuno. Va bene, a parte un giornalista che era in forma privata, ma comunque non c'era poi nessun altro, ero io e basta, che rappresentavo in quel momento, che ero presente intervistando poi Nino Di Matteo e anche la Giulia Sarti della Commissione parlamentare antimafia. Ecco, questa è una vergogna e non mi stancherò mai di dirlo, insomma, non so, questi giornalisti fanno anche tanto di corsi di formazione, però bisognerebbe spiegare a loro che in queste circostanze, in queste occasioni, bisogna essere presenti e non latitanti. Allora, io vi lascio con una notizia, riguarda Yahoo, addio a Yahoo a Dubai, città del Messico, Buenos Aires, Madrid e Milano. La società fornitrice di servizi internet rivolta al mondo business e consumer, fondata nel 1994 da David Phil e Jerry Young, allora studenti, si appresta a chiudere uffici in varie aree del mondo nell'ambito del piano di taglio dei costi. Tagli della forza lavoro 15%, taglio delle spese 400 milioni di dollari entro fine 2016. Yahoo chiude il quarto trimestre in rosso con una perdita di 4,4 miliardi di dollari. Diamo uno sguardo.
se c'è qualche ultima ora, ultimo minuto. C'è un qualche aggiornamento rispetto al nostro connazionale in Egitto? No, guardavo quello, ma non ho niente al momento. C'è una notizia di sport: Serie A vincono Napoli e Juventus, anche se l'ho detta, anche se non è della nostra, come si chiude, del nostro repertorio. Comunque c'è anche questa news un po' più ultimissima, quindi bene. No, per quanto riguarda quella notizia del nostro connazionale non abbiamo nessuna, non abbiamo nessuna conferma, nessuna novità. Staremo a vedere quindi nelle prossime ore, domani, insomma. Si spera sempre. Sì. Eh beh, certo, è chiaro, è chiaro. La speranza è l'ultima a morire. Ecco, io niente, non ho altro da aggiungere. Posso solamente ricordarvi la nostra, il sito della nostra testata, pianetaoggitv.net. Vi segnalo i due settimanali Pianeta Oggi Report con l'intervista a Italo Sborgiò, ex sindacalista, scrittore. Sindacalista degli anni 60-70, ha portato avanti nel veneziano delle battaglie sindacali non da poco. E poi c'è anche un secondo reportage, sempre appunto settimanale, che va in onda sulle televisioni terrestri, con la seconda parte dell'intervista a Italo Sborgiò, e a seguire l'opinione di Giulietto Chiesa, e quindi in finale anche quella di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Cosa dire? Sono le 22.56, tra pochi minuti sono in televisione, dunque per coloro che ci seguono da tutto l'Alto Adriatico, parte della Lombardia fino a Brescia, dopo le 23 per quanto concerne Veneto e Lombardia sul canale 86 tramite Eden TV, e sul Friuli, per quanto riguarda poi l'Alto Adriatico, Friuli Venezia Giulia, Carnia, parte dell'Austria, parte della Slovenia e quindi una buona parte della Croazia, includendo anche l'Istria, quindi ricordiamo la nostra comunità degli italiani, sulla frequenza 690 di Video Tele Carnia, e c'è il nostro settimanale Pianeta Oggi Report. Credo che ci sia un'intervista a Pier Giorgio Caria, che lo abbiamo sentito noi qui nel nostro diciamo nel nostro approfondimento delle 18.30, spazio aperto. Dunque non mi resta che darvi la linea, però c'è qualcosa che volevo ricordarvi, che mi ero segnato. Ah sì, domani sera c'è invece la trasmissione Pianeta Oggi, eventi nel mondo, realizzata dagli studi di Fontana Fredda di Radio Piper, e gentilmente Radio Surf la ritrasmette insieme anche a Radio Reno. Alle 22.58 non c'è altro, vi restituisco la linea, una buonanotte a tutti i nostri ascoltatori, tutto da Venezia. Bene, grazie a Massimo Bonella. Dunque, facciamo una rapidissima, ma molto molto rapida, sintetica lettura dei titoli di Antimafia 2000. Naturalmente abbiamo dato già amplissimo spazio durante la trasmissione a quelli che sono gli articoli di apertura. Scorrendo desidero soffermarmi un secondo sulla sezione Terzo Millennio. Perché? Perché la scorsa settimana è stata quella della Shoah, il ricordo dell'olocausto degli ebrei, ma c'è un altro olocausto al quale difficilmente si dedicano giornate o commemorazioni, eccetera, quella degli indiani Sioux. Il giorno della memoria anche per loro, il 1 febbraio del 1876, gli Stati Uniti dichiarano guerra ai Sioux, che non volevano abbandonare i territori dove era stato scoperto l'oro, e lì è iniziata la loro fine. Chiusi in riserve, anche quello è stato uno sterminio di massa. Poi ancora Varoufakis, la troica legherà le mani di un governo, PSOE, Podemos, intervista di Irene Hernández Velasco. Yanis Varoufakis avverte i fan del governo eventuale tra PSOE e Podemos. Ancora, con costo esterno in armamento pubblico, di Giulio Cavalli. Forse fosse successo negli USA, ci avrebbero fatto sicuramente un bel film. Vi invito alla lettura di questi tre articoli nella sezione Terzo Millennio. Bene, a questo punto siamo veramente in ritardo, dobbiamo chiudere. Salutiamo Rosario Moreno ringraziandolo per la sua regia da Treviso. Ciao Rosario e grazie sempre. Ciao Rosario. Grazie a tutti quanti voi, una buona sera, è stata anche per questa sera una bella puntata con tante spiegazioni, e questa è importante per me. Per quanto grazie, mi riguarda. Rosario.
Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, grazie. Ciao Massimo. Grazie a voi e buonanotte a tutti, linea alla regia centrale. E salutiamo ancora tutti i nostri ascoltatori dandovi appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 22, sempre su Radio Saiuz per una nuova puntata di Osservatorio Antimafia in collaborazione con la testata giornalistica antimafia2000.com. Grazie a tutti e buonanotte. 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 Anche dalle signore che sono qui, Buonanotte. Un caro saluto al condominio. Sì, un saluto speciale a Antonella e Pasqua. Perfetto. Vado con la sigla. Prego.